Flash talent, talent, flash, flash, talent, talent, flash. Radio contest per musicisti con in palio la possibilità di farsi conoscere dagli appassionati del proprio genere musicale. In onda su Radio Flash. Quest'oggi per il nostro Flash Talent siamo in compagnia di una giovanissima cantante livornese, Rebecca Toschi. Rebecca Toschi. Sì. Come ha cominciato? Allora, la mia esperienza è partita da Ti lascio una canzone. Ci sono state 12 puntate e io di queste 12 puntate ne ho fatte 11, cantando canzoni abbastanza toste. E poi niente, ho fatto la Champions League, sempre Ti lascio una canzone, che è la puntata dove diciamo che i ragazzi abbastanza più bravi di tutti sono venuti nell'ultima puntata e hanno cantato insieme a noi, sempre scozzando fra di noi, cioè quelli dell'altra edizione, questa è quella di ora. Sì, però non è che hai cominciato in questa, diciamo, trasmissione, te l'avevi cominciato a casa prima a cantare, no? Ah sì, beh, certo. La passione me l'ha trasmessa mia sorella Giorgia, e che tutti i giorni praticamente cantava, e io diciamo che ho preso anche la passione grazie anche a lei. Mentre lei cantava io gli andavo dietro, e di lì poi cominciai a prendere lezioni di canto e feci il provino per Ti lascio una canzone e andò bene. Ma hai cominciato subito a cantare, diciamo, canzoni pop? No, ho cominciato a cantare canzoni prima di Mondo di Patti, queste cose qua. Poi però ascoltando Renato Zero, cantando un po' i cantanti famosi, no? Dal tuo punto di vista, come ascoltatrice, cos'è che ti piace di musica? Allora, a me mi piace la musica leggera. Il mio cantante preferito è Renato Zero, quindi mi piace il genere di lui. Come canzoni sono difficili, penso, da interpretare. Ma le canzoni non sono molto facili da cantare, però diciamo che a me sinceramente mi è riuscito, anche magari con qualche imperfezione o altre cose, però talmente mi piace tanto cantarlo che io non trovo nemmeno i problemi, quindi... E quando è venuto a Livorno, poco fa, ci sarei andata? Sì, sì, ci andai. E dello spettacolo? Che ne pensi? Vabbè, aveva fatto proprio le canzoni che cantavo io quando ero piccolina, e ho provato delle emozioni che sì, gli altri cantanti mi possono anche dare, ma lui quando canta mi trasmette veramente tanto la musica, mi fa emozionare. Perché giustamente adesso te sei all'inizio, quindi stai cominciando a cantare, c'è però poi anche l'aspetto dello spettacolo, no? Quando certo. Davanti al pubblico. Sì, allora a me sinceramente da quando ero piccolina, ora mi hanno sempre chiamato l'animale da palcoscenico, perché io diciamo che quando monto sul palco me lo faccio tutto mio, nel senso quello che posso, io lo so quello che posso dare, quindi io do sempre il massimo. Alcune volte magari no, perché ero stanca, ho sonno, e quindi canto proprio così, senza impegno, però diciamo che la maggior parte delle volte mi impegno sempre al massimo. Quindi la paura del palcoscenico non l'hai mai avuta? No, ma giusto la prima sera, che sai, fra amici, mamma mia, io ho la prima serata, no, però poi diciamo che fiato tutto liscio. Sì. Ascoltiamola dunque Rebecca Toschi, l'andiamo a sentire in questo primo brano dal suo primo CD, si tratta della sua versione di Non sono una signora. Cambiando opinioni, è il male.
Rebecca Toschi che abbiamo ascoltato, che è una ragazza che ha 13 anni, no? Io ce ne ho 13. 13. Quindi sei giovanissima, non so quante volte avrei cantato sul palco, ma quella che ti ricordi è che è venuta meglio. Quella che è venuta meglio secondo me sono due. Allora, Maledetta Primavera e Non sono una signora. In Maledetta Primavera mi sembra di aver dato il meglio al mio parere, poi non so se per gli altri ognuno ha il suo giudizio. Maledetta Primavera perché era la prima sera, quindi sono esplosa in tutta me stessa, e invece Non sono una signora perché era una canzone proprio secondo me a pennello, quindi io mi entrai dentro il personaggio e mi scatenai come una pazza sul palco. Senti, questo primo CD che è uscito da poco tempo. Sì, è uscito il CD Comincio da qui, di cui ci sono 7 cover e un inedito scritto da me e mio maestro e Ugo Cremisi. Ugo Cremisi lo conosciamo. Sì. Ha preso parte anche al Golden Disc. Sì. Sì. E te non ci sei mandata? No, io al Golden Disc non ho partecipato, quindi non ho avuto l'occasione, diciamo. Ecco, qualche rassegna canora di questo tipo ne hai fatta? Di concorsi? Sì, di concorsi ne ho fatti parecchi. Diciamo però aggiudicandomi sempre premi abbastanza importanti, dai primi a terzi posti. Sì, ne ho fatti tantissimi. Prima di entrare a tirarci una canzone ne ho fatti veramente tanti. Adesso con questo nuovo CD qual è il tuo scopo? Il mio scopo è trasmettere alla gente quello che io voglio far trasmettere. Perché in genere, voglio dire, tutti cominciano più o meno a fare cover, no? di altri cantanti. Poi piano piano, certo, si comincia magari a voler tirare fuori qualcosa di personale. Certo, io infatti è stata proprio così la storia. Io cantando sempre canzoni di gente famosa, di cantanti, io mi stavo annoiando e quindi io provo a scrivere un inedito. Se poi viene male lo butto via. Però diciamo che è andata abbastanza bene. Anche magari se c'era qualche frase che non c'entrava niente, il mio maestro ha subito messo mano e anche Ugo ci ha dato qualche ispirazione. Però sì, è venuto abbastanza bello, dai. E ascoltiamo un altro brano da Rebecca Toschi, la sua versione di Maledetta Primavera. Voglia di stringersi e poi luce bianca, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi che imbroglio era. Maledetta primavera che resta di un sogno magico, se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Di un amore, se per errore chiudi gli occhi.
occhi e pensi a me. Toschi, l'abbiamo ascoltata nella sua interpretazione di Maledetta Primavera. Ora qual è il tuo, diciamo, la tua ambizione? La mia ambizione, ma non saprei. Cioè, vuoi vincere qualcosa davvero in questi concorsi oppure ti basta farti riconoscere? Ma io sinceramente da quando ero piccolina ho fatto il primo concorso, dissi subito a mia mamma e mio papà: io quello che voglio, a me non importa niente di portare una coppa a casa. Cioè, ora, fa piacerissimo quando magari proclamano prima o seconda, anche terza. Però diciamo che io da quando ero piccolina ho sempre avuto questo giudizio. Adesso non so se è troppo impegnativa come domanda, però può darsi che tu ci abbia già pensato. Ma questa può diventare una carriera o è solo un hobby? Ma questa è una domanda parecchio difficile. Non lo so, direi una bugia, perché tante volte entrare in televisione può servire, come no. Quindi io non lo so. Diciamo che dipende anche da come va. Beh, certo, sì. Sì, sì. Ascoltiamo adesso anche il padre di Rebecca Toschi, Simone. Come l'avete presa in famiglia, diciamo, questa ragazza che comincia così a entrare nel mondo della canzone? Certo, innanzitutto buonasera a tutti. E sì, è una cosa piacevole perché, come ha già detto Rebecca in precedenza, abbiamo avuto anche la fortuna di avere la figlia più grande, Giorgia, che diciamo che insomma ha partecipato a concorsi tipo il Tour Music Fest, dove ha avuto il piacere, andando in finale, di cantare al Piper a Roma davanti a Mogol, che insomma è un bello spettacolo, e ha partecipato a Castrocaro aggiudicandosi per ben due volte la semifinale, e nonostante fosse una delle concorrenti più piccole. E diciamo che questa passione per la musica nasce da radici lontane, perché da parte di mia moglie insomma sono un po' tutti musicisti. Lei ha suonato il violoncello, il fratello il violino, il papà suonava, e diciamo che insomma le caratteristiche della musica ci sono. Poi dopo il percorso non è un percorso facile, è un percorso difficile, sono piccole e la strada è lunga e tortuosa, come si dice, però insomma diciamo che per ora ci stanno dando tantissima soddisfazione, e ci proveremo finché ci sarà permesso, finché loro ne avranno voglia, con piacere. Quello che viene viene. Certamente, anche perché, come dicevo prima, l'età è molto prematura, perché 13 anni, insomma, sono piccoline, e lo scopo deve essere quello del divertimento. Naturalmente si sta cominciando con questa fortuna che abbiamo avuto di Ti lascio una canzone,
e pensare leggermente e un pochino più in grande, perché insomma la RAI ti porta a certi livelli, insomma le soddisfazioni sono altre, però sempre con umiltà e sempre guardando ben dritta la strada davanti, che naturalmente al primo posto c'è lo studio e parlo scolastico. E poi insomma, voglio dire, perché no, ognuno poi si deve tracciare una via nella vita, e se questa deve essere, ben venga, voglio dire, cosa ci può essere di meglio che la musica? Sicché volentieri, volentieri. Ascoltiamo un'altra canzone dunque da Rebecca Toschi, la sua canzone, la canzone che ha scritto insieme alla sorella Giorgia, Malinconie di sale. Posso immaginare ciò che successe tempo fa. Sei andata via da me come una foglia senza una ragione, senza alcun rumore. Io mi ricordo ancora quando giocavi lì con me, erano i 20 anni tuoi, con i miei pochi che ora sono qui, senza chiari pensieri, senza chi eri ieri. Rebecca e Giorgia Toschin, Malinconie di sale. Radio Contest per musicisti con in palio la possibilità di farsi conoscere dagli appassionati del proprio genere musicale. In onda su Radio Flash.